Buongiorno a tutti voi. In questo video vediamo come installare i trading system No Stress Algo. Prendiamo ad esempio il grafico di SP500, come abbiamo già fatto anche nel nostro manuale, e vediamo passo passo anche come attivare i relativi alert operativi. La prima cosa da cui si deve partire è andare a individuare lo strumento. In questo caso ES1 punto esclamativo è il Future E-mini SP500. È diverso da MES1 punto esclamativo che è il micro. L'abbiamo settato sul nostro grafico, adesso andiamo a caricare immediatamente il trading system, passando un attimo anche a quelle che sono le descrizioni generali del sistema, che lavora su time frame 1H, nel senso che se mettete un time frame a un quarto d'ora, 30 minuti, 2 ore, il trading system non lavorerà, cioè non emetterà segnali, vedrete solo quello che è la posizione delle candele sul grafico. Per i mercati europei, i sistemi che girano su DAX ed Eurostoxx operano sul time frame a 30 minuti. Per i mercati americani, invece, che hanno un orario di contrattazione più lungo, da mezzanotte fino alle 23, mentre sugli europei ci siamo limitati dalle 8 alle 22, i vecchi orari di DAX e di Eurostoxx, abbiamo un time frame inferiore. Il segnale di ingresso e di uscita arriva alla fine di ogni candela, di ogni barra, quindi alle 10, alle 11, a mezzogiorno, mai nel durante. Vediamo come adesso caricare il segnale specifico sul sistema. Abbiamo aperto un grafico base, le personalizzazioni le potete fare anche successivamente. Abbiamo applicato il time frame corretto. Andiamo a indicatori. E qui ci sono tutti gli indicatori che avrete, fra cui quelli preferiti, eccetera, eccetera. Script su invito, cioè nel momento in cui andiamo a attivare la licenza, avrete per le licenze che avete acquistato uno script a invito. Saremo noi direttamente dal nostro sistema ad attivarvi la licenza per la scadenza che avete pagato, quindi quella desiderata. Io vado ad attivare No Stress Algo SP500. Una volta che il sistema è attivo, la prima cosa che esce fuori è la videata sulle caratteristiche, su queste ci andremo a lavorare dopo. Ecco il sistema con, in base alla raffigurazione che avete, gli ultimi segnali apparsi. In questo momento il sistema è flat, non ce ne sono altri. Qui c'è il cuore del sistema, cioè ci sono le cose che dobbiamo fare. Abbiamo attivato il sistema, compare qui sopra. Adesso non resta che aggiungere un allerta automatico che ci avviserà ogni volta che esce fuori un segnale di ingresso o di uscita da parte della strategia. Quindi, come si inserisce un alert sui segnali del trading system? Passate il vostro mouse sopra il nome dell'algoritmo. Compariranno delle icone. Andate dove c'è altro, i tre puntini. E fate aggiungi alert su 3 No Stress Algo SP500. Basterebbe premere crea e l'alert è già fatto. Vediamo come personalizzarlo. Si può personalizzare il messaggio dell'alert. Di default, quello che vi esce farà in modo che quando arriverete ad avere la conferma del segnale nei pop-up della piattaforma o per email, non comparirà il prezzo. Io copio dal mio manuale, invece, No Stress Algo, copia, lo metto qui dentro. L'alert è senza scadenza per i piani premium, va invece resettato da voi per i piani inferiori. Creo. A questo punto ho l'alert creato e lo vedete dalla finestrina degli alert, vedete? Questo alert è attivo. L'abbiamo personalizzato nel momento in cui siamo andati a crearlo con un messaggio personalizzato, possiamo ulteriormente personalizzare il tutto e si va qui sopra, sveglietta alert, modifica. Notifiche. Qui di default vi escono le notifiche che vi arriveranno, pop-up sul sito, un'email, ma se avete l'app fate anche notifica sull'app, qui ti chiede di personalizzare, email a SMS è bellissimo ma ancora non funziona, quindi è inutile che lo mettete, salva, le
Le notifiche sono a posto, a questo punto sono state tutte fatte. Adesso abbiamo attivato il nostro alert, lo vediamo qua nella finestra alert. Chiaramente gli alert non compaiono per i periodi precedenti, quindi se noi oggi abbiamo acquistato la licenza e da oggi attiviamo gli alert, vedremo quelli che emergeranno via via che il trading system ci fornirà o meno dei segnali, non emergeranno quelli del passato. Invece le informazioni utili che adesso andiamo a vedere, quelle invece le abbiamo tutte. Adesso che abbiamo attivato il trading system sul grafico, andiamo a vedere una finestra molto importante che è questa. Tester strategia. Test e strategia vi dà tutte le informazioni utili per capire come funziona e come ha funzionato questo sistema e quali sono poi le sue caratteristiche. Apro la finestra Tester strategia e cominciano a uscire fuori tutta una serie di informazioni da quando è disponibile la storicità dello strumento, che possiamo andare a vedere in lista operazioni e tornando indietro. 2 gennaio 2020. Risaliamo qui sopra. Panoramica. Nella panoramica si vede il profitto netto in cifra, il numero di operazioni che il sistema ha fatto dal 2 gennaio 2020, la percentuale di profitto, il profit factor, vedete che poi tac, 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 tac. Percentuale di profitto è calcolata sull'impostazione che abbiamo dato al sistema. Se clicco qui impostazioni, metto proprietà il capitale. Io suggerisco di non sul mini, non sul micro, avere un capitale inferiore a 50.000 euro. Facciamo ok. È ovvio che il sistema ricalcola la percentuale di profitto sulla base del capitale, che ovviamente non è più il 154%, ma è il 308,83%. In termini percentuali non cambia nulla. 311 operazioni, profit fatto, il drawdown massimo, l'operazione media, cioè il guadagno medio per operazione, e mediamente ogni operazione in quante candele orarie si è andata a sviluppare. In questo caso sono 38. Questa è la panoramica. Si entra quindi nello specifico delle informazioni che vi saranno utili per valutare il sistema e monitorarne l'andamento. È chiaro che i drawdown sono dal massimo. Qui c'è stata una perdita iniziale. Da 50.000 euro siamo andati a 43.000 euro. Il margine è 13.000, quindi nella buona sostanza il saldo del vostro conto non è mai stato toccato. Poi nella dispensa troverete anche spiegato proprio tutto un concetto su come gestire il money, il size management e quali potrebbero essere i calcoli da fare per stabilire l'importo minimo di capitale da avere sul conto di trading per far operare in totale sicurezza e vostra tranquillità questo sistema, ma ci arriviamo poi successivamente. Quindi sono riportate le percentuali, come abbiamo visto prima, in profitto netto monetario. Il totale delle operazioni effettuate, la percentuale di profitto è quante operazioni su 100 sono state profittevoli. Quindi 56,27 operazioni su 100 sono andate in gain, la differenza, poco meno del 44 sono andate in loss. Drawdown, ricordiamolo per chi non lo sa, ma comunque è scritto qui sopra, è la maggiore perdita che la strategia ha incontrato dopo aver fatto dei massimi di profitto. È ovvio che le percentuali relative al profitto del drawdown sono influenzate dal capitale che ho preso a base per queste statistiche. Guadagno medio, abbiamo detto. A ogni didascalia importante c'è un segnalino grigio con una I dentro, vi dà le informazioni fondamentali. Sommario, performance e lista operazioni. Qui si entra proprio nello specifico, una roba che può piacere ai cultori, alle persone che di trading system se ne intendono. Operazioni short il sistema per una nostra scelta non ne fa e quindi va soltanto a analizzare la parte long. L'impostazione è un contratto. Lista operazioni, proprietà. Ci sono tutti gli indici più conosciuti, l'indice di Sharpe, di Shortino, miglior vincita, PE,
Peggior perdita, vincita media 2,342, perdita media 1,878, rapporto vincite perdite 1,25%. Vedete? Ci sono delle informazioni che vi possono essere utili, a mio parere. Il guadagno, il profit factor, il numero di operazioni, queste sono cose fondamentali. Io poi ve le ho anche messe sempre nella dispensa all'interno di una tabella che è spiegata poi anche nell'altro video con le caratteristiche e le performance di questo sistema. Lista operazioni. Qui c'è la lista di tutte operazioni, comprese eventuali segnali ancora non chiusi, profitto, profitto accumulato, profitto di ogni singola operazione, perdita di ogni singola operazione, quindi dove c'è una perdita il profitto accumulato cala, dove c'è un guadagno il profitto accumulato sale. Massimale e drawdown sono molto importanti, ovvero io ho guadagnato 925 dollari su questa operazione. Quando è che il sistema mi ha fatto guadagnare di più? Quando è stato su questa operazione il picco? 1700. Quindi l'operazione non è stata chiusa sui massimi. Va fatto notare anche che durante la vita dell'operazione, aperta alle ore 4 del giorno 17 luglio e chiusa il giorno dopo, sostanzialmente a mezzanotte, prezzo di apertura 4,531,75 e chiusura 4,550. Il drawdown, cioè il momento in cui comunque vi è stato un minimo di sofferenza, è stato estremamente limitato sia rispetto al picco massimo che rispetto alla percentuale di profitto. Qui ancora meglio, 3.000 dollari, questa è un'operazione veramente gigliata, aperta il 12 luglio e chiusa il 17, vedete, sono anche operazioni che durano qualche giorno in più. Molto tendenziale in questo caso il mercato, molto direzionale, non facile perché di facile non c'è nulla, ma sicuramente un mercato confortevole perché siamo entrati sufficientemente bene, siamo usciti sufficientemente bene. Il picco massimo di profitto è questo, vedete qui c'è una differenza minore in termini percentuali, 9,20, 1,700, qui ci siamo mangiati quasi metà del picco massimo, qui no. Abbiamo perso il 25% del picco massimo, pochissimo il drawdown, questa è proprio l'efficienza dell'operazione. Ovviamente non guardiamo solo le operazioni che sono andate bene, ma anche le operazioni che invece, in questo caso vedete, qui si era guadagnato 337 dollari, niente di che, se ne è rischiato di perdere 1087 e si è chiuso con 837. Questa è un'operazione dove il mercato non ha dato ragione al sistema. Nel riquadro proprietà, qui c'è il backtesting, ovvero tutta la possibilità di vedere i dati fondamentali del programma stesso. Un dettaglio assolutamente non trascurabile è l'incidenza delle commissioni, perché nella panoramica fatta in precedenza abbiamo visto che questo è il profitto netto, questo è il numero di operazioni, ma quanto possono incidere delle commissioni normali all'interno di questo tipo di operatività? Vado su proprietà e vado a mettere la commissione. Io ho messo una commissione di 3 dollari per eseguito, quindi 6 dollari per una compravendita. È una media. In Italia pagate qualche cosa in più, non faccio nomi di broker o di banche perché non sarebbe corretto. In America, se aprite un conto su Interactive Brokers, pagate molto meno di questa cifra indicata. Ho fatto una media. Vediamo quanto incide applicare su questo risultato questo tipo di commissioni. Faccio ok, macchina mi ricalcola, si va a 152,546, sono circa poco più dell'1% meno. Posso chiaramente modificare, vediamo cosa viene fuori se ne faccio 4. 151,924. Vediamo se ne faccio 6. Vediamo se ne faccio 6. 150, cioè mettendo 6 euro per eseguito, quindi mettendo una commissione che non è poco, abbastanza elevata, il sistema si è fatto mangiare dalle commissioni un 3% dell'utile. Questo giustifica proprio che un sistema nel lungo termine che non fa troppe operazioni, mediamente ne fa due alla settimana, possa essere anche un sistema che da un lato non incide moltissimo nei prezzi di entrata, anzi,
Essendo un sistema che lavora long, è molto più probabile che troviate dei prezzi di entrata più favorevoli, perché normalmente quando si attiva un segnale rialzista sui mercati vi è sempre un piccolo ritracciamento di qualche decimo di punto, centesimo di punto o di punto a seconda del sottostante su cui state ad operare. Il fatto però che il sistema lavori poco vi consente di tenere sotto controllo la volatilità delle performance generate e quindi anche della stabilità del vostro conto corrente, e ve ne rendete conto dalla differenza fra performance e drawdown, ma anche il fatto che il sistema ha una logica che adatta a un determinato tipo di operatore. E questa è una cosa estremamente importante. Il sistema No Stress Algo, torniamo al grafico, e con questo comando qui sopra, nascondi pannello, potete nascondere il pannello informazioni, questo appunto richiamato nel comando Tester Strategia. È un algoritmo, è un insieme di algoritmi che vuole interpretare il sentiment del mercato e permettervi di fare un market timing corretto, non aggressivo, non frenetico, non intraday. I due obiettivi che siamo riusciti a raggiungere sono quello di ottenere un risultato superiore al rendimento del sottostante su cui si opera, ma soprattutto un risultato che rispetto a come si muove il sottostante sia significativamente molto molto più basso come rischio, come tempo di permanenza del nostro capitale sul mercato, di conseguenza anche di drawdown. Le regole che sono state caricate all'interno di queste formule sono basate sull'analisi del sentiment del mercato, a cui poi abbiamo unito delle formulazioni sui pattern di prezzo un po' ricavate dalla teoria delle onde di Elliott. Incidono in queste formule i volumi e ci sono delle ulteriori formulazioni che calcolano la grandezza, il peso di determinate aree di prezzo e l'angolo di pendenza, proprio di inclinazione, di alcune fasi di mercato. Come ho detto, le forme di questi sistemi tengono conto dei volumi, quindi il loro ambito di utilizzo è rivolto principalmente agli utenti che operano su mercati ufficiali e non strumenti tipo certificates o CFD. Il trade discrezionale però ha tranquillamente la possibilità di prendere il segnale dalla piattaforma TradingView e poi utilizzarlo sui mercati che ritiene più opportuni, tenendo presente chiaramente che il broker, la vostra controparte, sia affidabile e che non giochi a farvi delle piccole manovre, chiamiamole in modo educato, sullo spread denaro-lettera. Qui bisogna stare estremamente attenti. Teniamo presente che anche in termini di money size management, l'utilizzo dei CFD molto spesso è riservato dai trader poco capitalizzati. Al di là del fatto che un conto è lavorare con i future, anche micro, e un conto è lavorare con i CFD, sono proprio due cose diverse, anche se ci sono CFD molto affidabili e fatti bene e che replicano bene l'andamento dei sottostanti, con i micro c'è la possibilità di veramente costruirsi un money management molto su misura. I contratti mini, che sono contratti grossi, l'S&P 500 sta a 4.600, vale 50 dollari a punto, siamo vicini a 230 mila dollari di controvalore del sottostante. Sono, secondo me, riservati a investitori con una certa esperienza, ma soprattutto con una certa capitalizzazione. Le tendenze di tutte le formule, la varietà, direi, delle regole matematiche che abbiamo messo nelle numerose formule inserite all'interno di questo trading system ci ha aiutato a fornirvi un quadro molto molto completo sulla situazione complessiva del mercato di riferimento, identificando tendenze, continuazioni o inversioni delle tendenze stesse, estensioni, ritracciamenti, fasi laterali, dinamiche dove i volumi intervengono poi a modificare l'andamento dei prezzi e cambio di tendenza in seguito a segnalazioni di divergenza fra l'algoritmo e i prezzi di mercato. Questo è un vantaggio molto importante, molto concreto rispetto a un'operatività compra e tieni che va tutto bene finché il mercato non storna e non aumenta di volatilità. I dati sono dati intraday, perché l'intraday vuol dire 30 minuti, un'ora, sono dati intraday, però sono frollati con un approccio multi-time frame. Senza entrare nello specifico, le formule caricate dentro lavorano su 5 time frame differenti, che poi sintetizzano il tutto in un time frame orario di applicazione del segnale, ma dentro lavorano tempi diversi. Quindi
Quindi l'algoritmo si compone di cinque tipologie di ingressi che vanno poi a gestire l'eventuale chiusura dell'operazione, che può avvenire ovviamente o in trailing stop, e allora lì si guadagna piuttosto che in stop loss. Quindi quando vi scatterà un segnale, vedrete un commento caratterizzato da un numero che va da 1 a 5, esempio long 1 piuttosto che long 4, che identifica la formula che ha determinato l'ingresso in posizione. Per voi non cambia assolutamente nulla, visto che ogni tipologia di ingresso ha la stessa valenza. La logica di questo modello è quella di seguire il trend rialzista del sottostante. Evita, pertanto, di stare a mercato o di aprire posizioni long nelle fasi ribassiste o poco chiare. È anche per questo motivo che la nostra esperienza ci ha poi suggerito la scelta di limitare il posizionamento e l'operatività al solo lato dell'acquisto. Sui comparti americani e sul DAX, come dicevamo prima, l'investitore sufficientemente capitalizzato potrà utilizzare i contratti mini e i micro. Chi è meno capitalizzato sarà bene invece, come ho detto prima, ancora lo ribadisco perché è importante, andare a operare inizialmente sui micro e poi, piano piano, seguendo i consigli di buonsenso di Joe Ross, mano a mano che aumenta la tua capitalizzazione, puoi aumentare il numero dei contratti. Come abbiamo detto, l'orizzonte temporale delle operazioni va da un minimo di 2 a un massimo di 5 giorni. Ad esempio, il trading system sull'oro è più lento degli azionari, soprattutto del DAX, fa meno operazioni rispetto a quelle del DAX e quindi sono mediamente più lunghe. È una tempistica adatta alle persone per cui abbiamo studiato questo sistema. Gente, colleghi, trader, investitori che non desiderano un'operatività troppo frenetica, è per quello che gli abbiamo dato il nome No Stress. In tal senso, per noi è stato fondamentale tenere presente le sempre maggiori esigenze di sempre maggiori investitori che svolgono altre attività lavorative, dipendenti, dirigenti, imprenditori, tutte persone come noi che hanno una necessità di disporre di una strategia che li coinvolga in un tempo limitato e per la quale i costi di transazione non pesino se non in misura ridotta. È ovvio. E questo algoritmo è una guida anche per i trader più esperti, che potranno prendere i segnali di questo sistema e integrarli nelle strategie che utilizzano quotidianamente. I sistemi possono essere attivati su TradingView, che è un ottimo tool per operare manualmente, cioè in modo discrezionale, non automatico, e per fare analisi grafica, perché in TradingView trovate tanti indicatori e sistemi, gratuiti e non, forse anche troppi. TradingView permette all'investitore anche di operare tramite i suoi grafici, collegando la piattaforma grafica a una lista di broker che potete trovare sul loro portale. Ovviamente vi potete aprire un account su TradingView utilizzando vari tipi di, come si può dire, di profili, il Pro, il Pro Più e il Premium. I trading system possono girare sui vostri grafici a partire dai piani Pro in su, che vengono 12,95 dollari su base mensile. L'unica eccezione è se acquistate una sola licenza. A quel punto potete farla girare anche su un piano gratuito, tenendo presente la base dati è minore e avete diverse caratteristiche in meno, per cui il mio consiglio è di partire almeno dai piani Pro. Il Pro Più costa 24,95. Ci sono più indicatori che potete mettere sui grafici, fare dei layout più complessi, aumentare il numero di alert, aumentare la base dei dati disponibili per andare anche indietro nel tempo, questo anche in generale se fate operatività discrezionale. Quindi è chiaro che più pagate, più avete informazioni e profondità di mercato a disposizione. Però ci sono tre piani, sono adatti a tutte le tasche. Poi ogni tanto TradingView fa anche delle promo interessanti che secondo me merita la pena non farsi sfuggire. Operatività. Ora qui si entra su un discorso che è fondamentale. Parliamo di operatività semiautomatica verso operatività automatica. Per motivi legali e di regolamentazioni Consob, TradingView, che non ha l'autorizzazione come gestore che hanno i broker, non può mettere sulla sua piattaforma un sistema che mandi automaticamente ordini di apertura e chiusura posizione sul conto del cliente. Per la Consob, questa è un'attività di gestione, l'automatismo totale non è quindi consentito. Riceverete in modo semiautomatico
un messaggio di alert da TradingView, con la quale la piattaforma vi notifica che il sistema ha aperto o chiuso una posizione e starà a voi valutare se eseguire l'operazione sul vostro conto di trading. Ora, francamente, in maniera estremamente secca, diretta e chiara, per la mia esperienza, questa limitazione è solo una limitazione apparente, perché invece rappresenta un vantaggio psicologico di non piccola entità. Perché, da un lato, diciamocela proprio tutta chiara, a parole noi siamo molto favorevoli tutti a ricevere segnali automatici senza dover poi su questi esprimere alcun giudizio e far sì che il segnale vada sul conto e esegua le operazioni direttamente sui nostri soldi. Sui nostri soldi. Una macchina che opera sui nostri soldi perché gli abbiamo dato la delega e quindi finché non gliela togliamo non si tocca più nulla, non si controlla più nulla. Ha fiducia totale. In realtà il mercato ovviamente ha delle sue variazioni, che nel breve possono, l'abbiamo visto, se no altrimenti non ci sarebbero i drawdown, andare a toccare anche sistemi molto performanti. E questo può generare un'ansia, e la genera in tutti quelli come noi che non si fidano al 100% di dare una delega totale a un software. Il 90% di noi la pensa così. Gli alert, di conseguenza, delle posizioni devono sempre essere eseguiti a vostra discrezione. Potete anche non assolutamente dire questo segnale non mi piace, non lo metto sui miei soldi. E quindi le notifiche sull'app di TradingView che possono arrivare via smartphone o tablet, le notifiche sul pop-up della piattaforma, oppure tramite mail che si ricevono veramente in maniera immediata, sono sempre da lavorare in maniera discrezionale. Per chi invece predilige una delega totale, noi abbiamo attivato una convenzione con iBroker, un broker spagnolo, avete visto anche nei mesi scorsi, io ho fatto alcuni webinar con loro. iBroker sta ormai procedendo all'implementazione di tutte le nostre formule, già attive sono quelle su S&P 500, Nasdaq e Gold, e alla fine del mese di luglio saranno operative quelle che vanno a settare gli strumenti quali Dow Jones, DAX ed Eurostoxx nei loro server. Ai broker la cosa importante, con questo concludo, ha un servizio gratuito di calcolo delle plusvalenze e minusvalenze che non è assolutamente da trascurare. Questo permette a noi come investitori italiani di bypassare la necessità che abbiamo sempre di farci gestire il capital gain dal nostro intermediario, compensare minusvalenze che fossero presenti nel nostro giardinetto fiscale, escluso i dividendi azionari e redditi da capitale, e soprattutto pagare il capital gain con un anno di ritardo. È tutta una liquidità che rimane sul conto e che a me piace molto che resti sul conto stesso e che può essere utilizzata in modo del tutto vantaggioso. Abbiamo visto prima i drawdown, l'evoluzione delle performance e quant'altro, in termini di capitalizzazione e di money management. Sulla piattaforma di iBroker, questa è la home page che trovate direttamente quando entrate, andate a Home, Prodotti, Vantaggi, Trading System Automatici. E qui vi si apre una finestra con tutti, sono veramente tantissimi, i trading system che iBroker permette a chi apre il conto su di loro di attivare per andare poi a cercare di migliorare le proprie performance. Scopri trading system disponibili. E qui cominciano a uscire fuori tutta una serie di sistemi. Digitando il mio nome oppure il nostro salgo, escono fuori i quattro sistemi disponibili. Qui il capitale richiesto minimo è pari al margine, non prendetelo assolutamente come un discorso affidabile. Cliccando qui sopra ci sono le statistiche. Tenete presente che sono un po' diverse dalle statistiche di TradingView perché vanno più indietro nel tempo. Quindi sono maggiori i drawdown, sono maggiori le performance e tutta una serie di altri tipi di fattori.
Qui invece il vantaggio del calcolo gratuito delle minusvalenze e le plusvalenze del report fiscale su iBroker. Direi che ci siamo detti tutto. Questi video e il manuale operativo sono 31 pagine, guardateveli e leggeteveli con grande attenzione perché vi possono essere estremamente utili per valutare la assoluta bontà ed efficienza di un servizio che è fatto, ripeto, per il 90% delle persone che oggi come oggi si occupano di investire i loro soldi in attività di trading. Buon proseguimento a tutti voi.